poi abbiamo il nostro Pier Luppardo. Ci sono qua, mio compleanno, ragazzi. Non è caso oggi di parlare di casa. Ragazzi, amici, benvenuti, benvenuti al vostro Pier Luppardo. Oggi buongiorno. È il mio compleanno e quindi si festeggia la grande. Salutiamoli, dai, mica posso tenerli fuori così dalla portata, dalla porta, i miei pezzettoni, la banda che non ti aspetta, Cristiano Militellao, che gioca nel Real Madrid. Militao, un giocatore infatti è talmente tirchio che per paura di spendere soldi per fare la doccia a fine gara è salito sul pullman, per non farla, è salito sul pullman sudato. Militao meravigliao. Vicino a lui Riccardo Russo, non in prima posizione, diciamo in seconda, vero Riccardo? Juventino coi fiocchi. Quasi terza ormai. Quasi terza ormai, con l'Apo che ha inventato gli occhiali che ti fanno vedere la Juve che vince le partite. L'ultimo occhiale, sì. L'ultimo occhiale, pensate, addirittura ti permette di vedere la Juve che alza la coppa e poi la nostra intelligenza artificiale, questa. Artificiale. La nostra Tortorella sempre più bella, ho cercato di conquistare tutti i modi, ho provato con dei dolcetti, mi sono presentata a casa sua con una cassa di bignè, ma si è offesa quando si è accorta che mi sono scofanati mentre aspettavo che mi aprisse. È mio compleanno, che faccio, lo faccio. Eccolo qua, l'uomo che avanza, l'uomo che avanza, passo felpato, soprattutto lingua felpata, per questo ricorre alla fiaschetta durante le partite di calcetto. Allora, appunto, la leggenda narra che Paolo abbia preso parte ad una calcettata dopo un chilo di lasagne, con la mano scritto lasagna dietro, l'unico che i giocatori al fantacalcio li compra al chilo. Paolo Di Dino, conoscimento, scadenza di contratto con la Virtus Mortadella, e poi vediamo le partite, ci siamo? Sì. Napoli batte la Juve 2-1, andiamo a leggere la formazione vincente secondo i giornali. Meret, di Lorenzo, Rahmani, Juan Jesus, Olivera, Anguissà, Lobotka, Traore, Politano, Osimhen, Kvara, e andiamo a leggere la formazione vincente del Napoli secondo il generale Vannacci. Meret, di Lorenzo, Lobotka, Politano, Kvara. Vabbè. Verona vince, Cagliari in trasferta convince, Bologna quarto in zona Champions, Morandi ha promesso che se va in Champions si spoglierà nudo, quindi toglierà i guanti. Roma vola con De Rossi che non so come parli, quindi ancora non lo faccio, è la regola di marzo, così vale per Pioli che vince contro la Lazio, e se vi va bene così altrimenti vi attaccate allo stadio. Bene. Salutiamo il riassunto di Allegri, Gasperini, Ranieri e Sarri. Gasperini, ma ci va il culo. Ma il riassunto è finito. Grazie. Vado a festeggiare il compleanno come dico io, ragazzi. Auguri Pierlu. Grazie, amici. Grazie. Belle le dichiarazioni, però.